Mantengo le promesse, questo vi sapete, io sono uno che se promette fa. Avevo detto che il prossimo collegamento, che la prossima volta che avrei parlato con voi direttamente, sarebbe stato con la presenza qui davanti a me, visu visu, del poeta Giovanni Bartolomei da Prato, e così è. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, corpo di mille balene, vecchio tizzone d'inferno. Ti vedo bene, nonostante tutto il rum che ti ingurgiti. Voi direte, ma che siete scemi? No, no, non siamo scemi, bensì spiegaci tu perché siamo così, Giovanni. Perché oggi è un giorno piuttosto particolare, è l'International Talk Like a Pirate Day, cioè il giorno internazionale si parla come pirati, che è una delle festività dei pastafariani. Ma scusa, ecco, ora parliamo bene di questa cosa, scusa, ma chi è che parla come pirati secondo te oggi nel mondo, a parte due bischeri come me e te? Ci sarà qualcuno che lo fa? Sì, no, è la cosa interessante, perché la pasta è in mezzo a tutte le pazzie che ci sono a giro, no, per il mondo, invece io l'ho trovato una cosa abbastanza intelligente, perché è volutamente così. Questi pastafariani, ma non so... chi sono sti pastafariani? Dai, allora, il pastafarianism, o flying spaghetti monsterism, che sarebbe il monsterismo degli spaghetti volanti, dello spaghetto volante, è una religione di parodia che è stata inventata da un certo Bobby Henderson, che è un laureato in fisica dell'Università di Stato dell'Oregon, e per protestare contro la decisione del Consiglio per l'Istruzione del Kansas di insegnare il creazionismo nei corsi di scienze come un'alternativa alla teoria dell'evoluzione. E quindi parodiò il concetto di un disegno intelligente, professando di credere in un creatore sovrannaturale che somigliava a degli spaghetti con polpette, ecco. È incredibile. Poi ci sta qui, io vedo, ho davanti a me una pubblicazione di questo Flying Spaghetti Monster in Spastafarianismo, in cui c'è appunto la celebre lavoro, insomma, dipinto di Michelangelo, no? Sì, sì. In cui c'è appunto questa massa di spaghetti con le meatballs di carne, no? Sì, e invece che il dito di Dio c'è la sua spaghettosa appendice, his noodly appendage, che lo tocca, no? Perché... ma è interessante, loro si vestono da pirata e si mettono anche lo scolapasta in testa. In testa, esatto. Sì. Noi purtroppo, vedi, questo non siamo ancora preparati, però se ce lo ricordiamo il prossimo anno potremo festeggiarlo meglio, cosa ne dici? Potrebbe essere. Vabbè, no, allora, no. Prima di ritornare al poeta, anche perché ora, perché poi naturalmente ci sapete che noi, se non abbiamo l'ottava del poeta, non andiamo a letto tranquilli, e poi dovremo dirci altre cose anche a proposito dei pirati, però prima ancora un po' di musica. 19 settembre, 14:45, appunto oggi attendevo il poeta per la nostra, perché appunto sapete che siamo stati fermi quest'estate, per ricominciare naturalmente con una sua ottava, e costui mi è venuto qui parlando come un vecchio pirata sbilenco, e recandomi anche questa pubblicazione Talk Like a Pirate Day, e poi niente, poi mi sta appunto parlando di questa religione inventata, insomma una parodia di una religione. E ora appunto andiamo un po' fuori tema con la puntata, se volete, insomma, perché sapete che noi siamo più informativi che intrattenitivi, però insomma ne vale la pena. Dai Giovanni, ci potresti leggere 2-3 comandamenti di questa religione inventata più che altro per parodiare le altre religioni? Sì, più che comandamenti c'ha 8 io preferirei davvero che tu evitassi. Magari il primo è interessantissimo, ed è che io preferirei davvero che tu evitassi di comportarti come un asino bigotto più santo di te quando descrivi la mia spaghettosa bontà. Se qualcuno non crede in me, pace, nessun problema. Dico davvero, non sono mica così vanitoso. E poi non stiamo parlando di loro, quindi non cambiare argomento. Mi sembra ottimo, no? Leggiamone un altro paio, perché leggiamone i primi 3, via, dai. Va bene. Il secondo, vai. Io preferirei davvero che tu evitassi di usare la mia esistenza come motivo per opprimere, sottomettere, punire, sventrare e, lo sai, essere meschino con gli altri. Io non chiedo sacrifici, e la purezza è adatta all'acqua potabile, non alle persone. Ecco.
Bene, finiamo con il terzo. Io preferirei davvero che tu evitassi di giudicare le persone per come appaiono o per come si vestono o per come camminano o comunque di giocare sporco, va bene? Ah, e ficcati questo nella tua testa dura. Donna uguale persona, uomo uguale persona, tizio noioso uguale tizio noioso. Nessuno è meglio di un altro, a meno che non stiamo parlando di moda, e mi spiace, ma ho dato questo dono alle donne e a qualche uomo che capisce la differenza tra magenta e fucsia. Beh, veramente, lo trovo veramente geniale. Bene, grazie Giovanni di darci queste chicche. Bene, allora adesso però oggi, appunto, abbiamo dopo le nostre, insomma, dopo questo cappello, avete capito, il giorno dei pirati, eccetera. E ora però, prima di passare alla chiusura di questa prima puntata dopo post-estiva, che devo dire è cominciata questa post-estiva con una bomba d'acqua e grandine. Quindi sicuramente siamo presenti nell'universo, cioè tantan si fa sentire. E, dicevo, prima di sentire l'ottava, che ci canterà dal vivo naturalmente, visto che sei qui, vorremmo sentire un breve tratto di questa canzone, giusto? È l'inno ufficiale. Ecco, allora, l'inno ufficiale di questa divertentissima religione, ecco ora. Fatemi prendere gli strumenti adatti allo che scopo. È tipo 15 partire. Uomini sulla cassa del morto, esatto. No? È una bottiglia di rum. Sentiamo. Most days I like all of the others. Go to work, come back home, watch TV. But brother, if I had me druthers, I'd chuck it and head out to sea. For I dream of the skull and the crossbones. I dream of the great day to come, when I dump the mundane for the old Spanish main and trade me computer for rum. Arr to me, yo ho, yo ho, it's tough like a pirate day, when laptops are benches God gave us for wenches, and a sail ain't a low price to pay. When timbers are shivered and lilies are livered and every last buckle is swashed, we'll abandon our cars for a ship full of R's and pound back the grog till we're sloshed, yo ho. Hey, anybody seen me keys? Just off the coast of Florida, matey, R. Beh, veramente, veramente molto, molto divertente tutto questo, veramente carino questa storia, caro Giovanni. Allora, vabbè, adesso però è arrivato il momento, ora questi sono scherzi, ora passiamo alla fase seria, alla sacralità della nostra ottava. Sapete che si ride e si scherza, ma l'ottava è una cosa seria. Di che cosa tratterai oggi, Giovanni? L'ottava prende spunto da questo, ma anche dal fatto di un documento dell'Assemblea parlamentare europea del 17 settembre del 2007, di cui il riassunto, l'abstract, diceva: il creazionismo in una qualsiasi delle sue forme come disegno intelligente non si basa su fatti, non utilizza alcun ragionamento scientifico e il suo contenuto è decisamente inadeguato per i programmi scolastici di scienza. Tuttavia alcune persone chiedono che le teorie creazioniste siano insegnate nelle scuole europee a fianco addirittura al posto della teoria dell'evoluzione. Da un punto di vista scientifico non c'è assolutamente alcun dubbio che quella dell'evoluzione sia una teoria centrale per la nostra comprensione della vita sulla Terra. L'Assemblea chiede alle autorità di istruzione degli Stati membri di promuovere la conoscenza scientifica e l'insegnamento dell'evoluzione e di opporsi fermamente a qualsiasi tentativo di insegnare il creazionismo come disciplina scientifica. Bene, allora questo è il tema, è un tema alto, veramente mi congratulo, caro poeta, è un tema alto e sentiamo lo svolgimento. Però prima di ciò, naturalmente, vi salutiamo e ci diamo l'appuntamento al prossimo venerdì, sempre dalle 14 alle 15, ci risiamo e ripartiremo alla grande, ve lo promettiamo. Giovanni, la linea è tutta tua. Pastafariano è un uomo intelligente, che conosco la pasta per cappello, con modo piratesco e divertente le religioni affronta col cervello. Non scola piatti in plastica trasparente, viola un marrone cupo bello bello, gli è il premio super fregatur che spetta se lo spaghetto d'adorasse accetta.
ma se si fatto premio non valletta, ai par di paradiso o di nirvana, se ogni religion vi far sospetta e ogni promessa sua vi pare vana, io da poeta vi do la ricetta, per fa dell'acqua vino come a Cana, vi do un consiglio saggio e ne vo fiero, siate devoti e libero pensiero.